Buongiorno a tutti, nuovo video. Adesso dovete vedere l'anteprima di questo video, tipo, ma si vede che mi sono truccata? No, perché mi sono anche piastrati i capelli apposta per questo video. Ok, bando alle ciance, ho ridotto 4 terzi per fare stringi stringi la qualità. Video di prodotti finiti. Allora, ho fatto la mia. Sentivo musichette, sembrava partire dal campanile. Allora, parto subito con quello che in questo periodo è essenziale: la tinta per i capelli. Allora, io l'ho già fatta 2 volte. La prima volta ho fatto il 400, questo è il 300, che era castano, solo che non mi ha coperto benissimo i capelli bianchi, quindi ho fatto il 300, perché non mi ricordavo l'anno scorso cosa mi aveva detto la parrucchiera sul mio colore. Ho ovviamente, vabbè, forse si vedeva, no, non si vedevano neanche prima in realtà, ho coperto le mesh viola che avevo, perché ovviamente ormai non si vedevano neanche più, e quindi poi rimedieremo quando questa situazione passa, a giugno praticamente, se ho capito bene. E ho fatto questo che è senza ammoniaca, che fondamentalmente scarica un po' il colore man mano che li lavate, perché poi ho detto non volevo con una tinta permanente scurire troppo anche le lunghezze che già hanno le tinte vecchie, eccetera. Quindi ho scelto questa, me l'avevo già provato in passato, mi sono trovata bene, ha coperto bene i capelli bianchi, fra un po' è ora che la rifaccio, molto bene. Poi ho finito, il periodo è quello, il sapone per le mani, questo è della Sien, del Lidl. Io con questo mi trovo bene, costa 99 centesimi, non secca la pelle, lava bene, ha un buon profumo. Dovesse essere lo ricomprerò, anche se ho preso un boccione da litro, perché qui andiamo avanti a lavarci le mani. Poi ho finito anche questo della Ecos. Si vede? Di Marsiglia, questo lo tenevo in cucina, effettivamente sa di Marsiglia, nonostante ciò ovviamente non secca le mani. È anche vero che io lo uso meno, diciamo, in cucina rispetto a quanto posso usarlo in bagno, però insomma mi sono trovata bene, non lo ricomprerò, ma semplicemente smezzerò questi boccioni da litro che ho preso nei dispenser. Poi vediamo cosa ho finito, perché in realtà sto facendo un po' un repulisti, visto che la stagione è quella del decluttering, praticamente abbiamo capito tutti. Ah, vi faccio vedere. Allora, ho finito questa. È un Hyaluron Filler Vitamin C Booster. Allora, questo prodotto io l'ho messo nel carrello perché dovevo ordinare degli integratori online e ho detto, beh, aggiungiamo le spese gratuite. E avevo letto che la vitamina C sbiancava un po' le macchie. Allora, io ho una macchietta, ma si vede che ho messo anche l'illuminante, cioè, guardate che roba. E avevo una macchietta qui, ho detto, vabbè. Niente affatto, quindi non mi sento né di promuovere, sicuramente non lo ricopro, ma di sicuro neanche lo promuovo. Ecco, non ho notato un miglioramento di rughe, visto che fondamentalmente è un filler. Vabbè, niente di che, dopo vi faccio la foto. Poi vi faccio vedere i campioncini, perché lo sapete il mio amore per i campioncini. Allora, aspettate che guardo, perché sono uguali. No, allora. Ho provato questa della Posidonia, ce l'avevo da una vita, è una crema corpo rimodellante contro gli inestetismi della cellulite. Ragazze, non ho più la cellulite, rendiamoci conto, un campioncino e via. Ecco, questo è il classico esempio per chi mi conosce o ha visto altri video in cui io dico cosa mi dai una crema anticellulite? Come faccio a vedere io con un coda 10 mm, ci faccio una gamba praticamente? No, ci ho fatto forse tutte e due le gambe. Sì, di cosa mi rendo conto? Ah, il classico profumo che a me non, profumo, che a me non piace, pseudofanghiglia, alghe, sapete quelle cose là.
Però più di quello io ovviamente non ho notato. Si fa come tutti i prodotti anticellulite un po' di fatica ad assorbire, il che costringe ovviamente a massaggiare un po' di più, ma lascia il tempo che trova, nel senso che o prendete la confezione intera oppure siamo sempre lì, miracoli non le fanno. Anzi, in proposito, io ho avuto molti miglioramenti, a parte riducendo il sale, non mettendolo praticamente da nessuna parte, con le docce ghiacciate. Se fate una bella doccia di acqua fredda sulle gambe, vedete che stimolate la circolazione, vi migliora la cellulite senza tanti prodotti, mi verrebbe da dire. Poi, sempre della Posidonia, questa crema, poi mi ha fatto la corpo anti-età, anche questa 10 mm, io ci ho fatto sì e no, sì, forse ci ho fatto tutto il corpo, ma più probabile ci abbia fatto solo le gambe. Cosa vi dico? Niente, cioè si assorbe ovviamente più facilmente di quella che è un'anticellulite, la profumazione è anche gradevole se vi piace un po' questo pseudo odore marino, perché l'idea è sempre quella, perché c'è l'estratto di Posidonia oceanica delle isole Egadi, uguale a quell'anticellulite, quindi vabbè, dopo confronto gli ingredienti, ma sono uguali praticamente. E niente di che, non mi piace, è un campioncino, non lo riprenderò. Ho finito questa maschera, trattamento antimacchie, cioè, siamo sempre là con un'applicazione, cosa risolviamo? Allora, ho utilizzato questa crema, questa maschera sulla pelle, del viso. C'è acido mandelico, sto leggendo, non l'ho mai sentito nominare, non sono una per queste cose, questi peeling chimici, diciamo, quindi non sono preparata in argomento. Comunque l'ho applicata sul viso, è un gel fondamentalmente, l'ho lasciato 10 minuti, anche un quarto d'ora abbondante anche, mi tirava leggermente la pelle, non mi ha dato problemi di reazione, perché dice se c'è un certo pizzicore di toglierla, però non ho neanche notato niente ovviamente, perché poi vabbè, antimacchie ovviamente è una cosa che va applicata più volte, anche se c'è scritto di farlo una sola volta a settimana. E quindi io queste linee della Maressenzia, linea Posidonia, io onestamente me le avevano omaggiate, ma onestamente anche no. Poi ho finito questa, ne avevo quattro campioncini, ovviamente ne ho tenuto uno a titolo esemplificativo, stavo guardando se c'era scritto quanto sono, saranno i soliti 5 ml probabilmente. Crema corpo alla camelia, allora si assorbe facilmente, è fluida come consistenza, l'unica cosa è che... Ah no, ecco, l'ho visto scritto 4 ml, una gamba uno, una gamba l'altro, siamo sempre lì, quindi l'ho usata 2 volte. L'unica cosa che io ho scoperto, immagino che la profumazione sia quella della camelia, non mi piace, quindi sicuramente non la ricompro. Credo di aver finito anche la fiera dei campioncini, mi sembra di sì, no, sì, ho finito. Poi, cestino, prodotto, inizio le cose cestinanti. Allora, mi accingo a cestinare questo deodorante di radici toscane, che è la profumazione Deo Peregrino, mix oli essenziali. Allora, questo è praticamente nuovo. L'ho usato veramente poco, ma non mi trovo bene per nulla. Allora, infatti è poco scavato, bianco. Qual è il problema di questo prodotto? A parte che ha una buona profumazione, niente da dire. Però, vi volevo far vedere anche, scusate, che si chiude con il suo tappino, il suo tappino trasparente, quindi si mantiene comunque bene. Anche perché io ce l'ho aperto da più di un anno, essendo un prodotto bio, non ha cambiato assolutamente profumazione né niente. Non mi trovo bene perché, a parte, preferisco gli spray, non mi piacciono i roll-on, eccetera, preferisco quelle cose in spray. Qual è il problema di questo? Che essendo in crema è leggermente, a parte che è bianco, quindi si vede, cioè è inutile dire, io sulla scella lo vedo, è già questo. E a parte quello, ha una consistenza, ma da subito, da appena aperto,
granulosa. Di conseguenza è inutile dire, ha probabilmente queste microperle che non si sciolgono, è inutile dire, e di conseguenza è veramente brutto perché resta sull'ascella. Io non so se sia una questione che l'ho aperto dopo almeno un anno che l'avevo comprato, forse anche di più, però l'ho sempre conservato in luogo fresco, tipo anche in taverna, in cantina, cioè comunque in luoghi freschi d'estate, di conseguenza non avendo cambiato profumazione né consistenza, è proprio la sua caratteristica. E sì, lo cestino per questo, perché non ci posso fare niente, ma l'ho tenuto aperto, ma non riesco proprio a consumarlo. C'è ancora un prodotto finito in mezzo a tutto ciò. E il burro cacao dell'Equilibra, il burro di karité. Questo, se io mi ricordassi, lo ricomprerei anche. Mi sono trovata molto bene. È un periodo ultimamente in cui ho le labbra molto secche e me le ha veramente salvate rispetto ad altri prodotti che non nomino, ma vabbè, insomma. I lip balm di Makeup Delight da cestinare praticamente, e nel senso che non idratano niente, mi sono salvata con questo burro cacao. L'ho finito anche in poco tempo perché l'ho applicato anche spesso. Però ha il 40% di burro di karité, poi ha olio di jojoba e olio di carota, senza parabeni, siliconi, oli minerali. Dovrei scrivermi un appunto, magari quando vado a ricomprare le cose, almeno me lo ricordo, che mi ero trovata bene con questo. Poi, altro prodotto che cestino è questo, perché ce l'ho veramente da anni, almeno 4-5 anni, questo prodotto è della Vichy, è della linea Normaderm, è un concentrato anti-imperfezione. Praticamente quando vi viene fuori il brufoletto, lo applicate giusto lì, è un gel verde, se si vede. Che è verde, e lo applicate lì, lo massaggiate leggermente, tipo disinfiamma un po', teoricamente accelera un po' la guarigione, insomma, ecco. Qual è il problema? Io ho avuto un piccolissimo sfogo qui dopo le vacanze di Natale, bagordi, natalizie, eccetera. Mi è venuto fuori qualche brufoletto, ma non per capirci. Non quelli da schiacciare, proprio dei puntini rossi. L'ho applicato e qual è stato il problema? Che praticamente l'ho applicato più volte, ovviamente, nell'arco di qualche giorno, mi si è raggrinzita la pelle, cioè come se sì, sotto si stesse formando la pelle nuova e che quindi poi quello strato superficiale che si era raggrinzito andava a sollevarsi per far spazio alla pelle nuova. Il problema è che fondamentalmente poi non andavano più via ste grinze, e quindi onestamente io non essendomi trovata bene, nel senso che poi non ho neanche visto passarli questi brufoletti, questi rossori che avevo, e ho detto anche no, e l'ho cestinato, anche perché per i brufoli che vengono fuori a me, ho detto, cioè, ce l'avrò lì da 6-7 anni, non ha cambiato consistenza, profumo, eccetera, però ho detto inutile, ed è nuovo praticamente, anche perché siamo sempre, ecco, vedi, dal nulla, dei campioncini alle taglie per un brufolo da 15 ml. Ecco, questi sono i classici prodotti che fatti 5 ml ancora ti durano, a meno che uno non abbia l'acne, ma in quel caso non si rivolge ad un prodotto del genere. Poi mi accingo a cestinare un altro prodotto che avevo preso almeno 7, 8, anche forse più anni fa, che è questo fondotinta compatto di oddio, scusate il coso, questo fondotinta compatto che ha lo spazio per la spugnetta qua sotto di Yves Saint Laurent. Allora, io l'ho preso di una colorazione, stavo guardando se era scritta, ma no, è leggermente più scura del mio incarnato, l'avevo presa per l'estate per metterlo in borsetta e portarmelo via per qualche ritocco. Nel corso degli anni io ho capito che d'estate non mi trucco, cioè non metto basi, già mettere la classica BB cream, CC cream, no. Sto cominciando. Oh, ho utilizzato l'anno scorso, ovviamente ce l'ho ancora, la userò la Cicaper del
Dottor Già, non mi ricordo. Comunque quella mi trovo decentemente bene, ma d'estate io proprio non riesco a truccarmi, quindi questo prodotto è diventato inutile da mettere in borsetta d'inverno. No, perché è troppo scuro e quindi ciao, lo cestino. L'ho tenuto anche carino con la sua custodietta, ma vabbè, insomma, ecco, questo è il classico prodotto comprato e non usato praticamente. Poi, per lo stesso motivo, guarda, sempre bello nella sua custodietta, io tratto bene le cose, mi accingo a cestinare questa palettina occhi, io le adoro queste palettine occhi, aspettate che tolgo anche qua, c'è lo specchietto di qua. Che mi era stata in realtà regalata. Allora, io ho fatto il buco su questo perché è l'unico colore decente che vedete su questi due che sono un po' più scuri. Il bianco è praticamente intonso e ho utilizzato leggermente questi. Allora, sì, belli, colori naturali, bellissimi. Ero contenta quando me l'hanno regalata. Hanno una setosità che vi dico la verità, io non ho trovato e riscontrato in nessun altro prodotto che compro. Io vi dico, questi sono i primi e unici ombretti di Dior, linea profumeria per capirci, quindi non so, Chanel, Clinique, Yves Saint Laurent, Lancôme, io sono gli unici che ho, sono di questa marca, diciamo di profumeria di un certo costo. Hanno una setosità che veramente altri prodotti, faccio l'esempio Nabla perché io praticamente ho Nabla e poco altro come ombretti ultimamente, non hanno, assolutamente non hanno, però mi accingo a cestinarla perché ce l'ho da, penso, non vorrei esagerare, ma credo una decina d'anni, non ha cambiato consistenza né niente, però diciamo che praticamente tre ombretti su cinque non li uso perché sono troppo chiari, perché ribadisco, sì, belli i colori, poi vi metto una foto. Però teniamo conto che noi, non, io sono sempre dell'idea che non abbiamo una palpebra bianca, ok? Quindi colori così naturali, così chiari, si vedono anche poco. Tra l'altro, ce l'avrò anche da più tempo perché ho avuto un flash, la usavo tantissimo appena mi è stata regalata, era il 2009. Posso cestinarla? Fallisce la Dior. E mi ricordo che era il 2009 e io ho iniziato ad avere su questo occhio fatalità in quel periodo, poi non mi è uscito più niente, una sorta di, non so come si chiamano, quelle pallette di pelle, non mi ricordo adesso come vengono chiamate, quei peduncoli un po' così, che mi dà estremamente, non mi dà fastidio vederla, ma fatalità mi è venuta fuori finché usavo questi, quindi probabilmente hanno anche un questa setosità che hanno è dovuta anche a qualche silicone di troppo, comunque una formulazione comunque che magari fa respirare poco la pelle. Ecco, diciamo che io l'ho usata proprio in un periodo in cui andavo in ufficio dalla mattina alle 8:30, alle 6 di sera e quindi stava su tutto il giorno. Fatalità, non do assolutamente la colpa a questa, per carità, però mi è venuto fuori in quel periodo là. Direi che comunque, visto che ho avuto il flash che la usavo nel 2008-2009, posso anche buttarla. Poi, per lo stesso motivo, anche se non proprio per quello, ma insomma, mi accingo a cestinare, adesso ve li faccio, non c'era così, no. Mi accingo a cestinare questi ombretti. Allora, li vedete, ce ne sono 5 di Kiko, questo era della Sien, questi sono dei compattati di quella che all'epoca era il trucco minerale, avete presente? Erano quelli nelle boccettine in polvere libera che ho compattato, però da quando l'ho fatto circa un anno e mezzo fa, 2 anni fa, io questi ombretti non li ho mai usati. Quindi, nonostante ci siano dei colori che mi piacciono molto, perché i primi tre qui sopra io li uso molto come colori. Gli altri, onestamente, anche questo userei, però fondamentalmente ce n'è qualcuno che è stato sostituito da Nabla. Ho due palette Urban Decay, la Naked 1 e la Born to Run. Quelli sono i miei ombretti, gli unici che ho e che non comprerò oltre perché già mi trucco poco. No, mi manca un ombretto color pesca, punto. Mi manca quello.
E, diciamo che da quando l'ho fatto non li ho mai usati, quindi ovviamente cestino, ovviamente tengo la palette perché l'avevo presa apposta, insomma, quindi magari ci faccio una bella palettina tutta così. Poi, ultimi due prodotti, no, tre prodotti ancora, oh, accidenti, sempre decluttering. Allora, mi accingo a cestinare, questa è nuova, questa Natural Eyeliner Bio Matita Occhi di Neve Cosmetics, color pastello è quella marrone, ebano. E perché io ho realizzato nel corso dei mesi, anni, quello che è, che io non riesco ad utilizzare le matite occhi, sono troppo dure. Io o è Kajal, quindi una mina molto morbida, oppure io non riesco a segnare la palpebra della la matita. Io faccio la riga sull'attaccatura delle ciglia, io non riesco a segnarle, e quindi è inutile daje e ridaje, è inutile che la tengo lì perché comunque la userò per fare i disegni, perché è veramente nuova, perché l'avrò temperata sino 2 volte. Infatti mi dispiace veramente cestinarle, anche perché sono prodotti comunque ho pagato per dire. Poi mi accingo a cestinare questo mascara di Essence che è Lashes of the Day. Questo l'ho preso in sostituzione del Love Extreme, che continua a essere uno dei miei preferiti, perché non lo trovavo, forse ce n'era solo uno, nel dubbio sapete com'è che sia, fosse stato aperto, eccetera. Ho preferito dire, vabbè, cambio, prendo questo. Mi sono trovata, ce l'ho su anche adesso in realtà, mi sono trovata molto bene, però vedo che sta diventando un po' troppo denso, faccio un po' più fatica, eccetera. Quindi, siccome ha fatto la sua vita, non ditemi niente, però io altro che 3 mesi in mascara, cioè nel senso che li tengo tranquillamente anche 6 mesi, anche un anno, cioè se a me non danno problemi agli occhi, cioè, vabbè. Anche perché li chiudo sempre bene, quindi non prendono aria. Comunque ho notato, insomma, che è ora di cestinare, anche perché ne avrò altri 4 o 5 da aprire in realtà. In tutto ciò, una volta ho provato le Love Extreme, perché l'ho trovato nel frattempo, l'ho preso, l'ho aperto un mesetto fa e sapete che ho preferito questo, quindi adesso mi rimetto ad usare quello, dopo vediamo chi la vince di due. Poi mi sono truccata anche oggi con questo, cioè veramente sono bianca come una morta. Mi sono truccata anche oggi con questo, però siccome pushandolo ho notato che c'è un po' più fatica ad uscire, ho detto vai che sta finendo. È il Bourjois 123 Perfect. Adesso non si vedrà perché è sotto il coso. Eccolo qua. Allora sarebbe contro i le parti gialle, insomma, dovrebbe contrastare praticamente, avrebbe un mix di giallo, viola e verde per contrastare con il giallo le occhiaie. In effetti, ma a parte che io vi dico, spiana tutto anche sto telefono, io non riesco a capire, io non ho un correttore per le occhiaie, ve lo dico, non lo metto quasi mai. Allora, il giallo sarebbe anti-occhiaie, il 2 dovrebbe essere un anti-dal. Molto bene, neanche lo so. Pigmento malva, cosa serve a correre un po' i giallori? I giallori, a cosa serve il mio? Vabbè, in realtà mi ero fatta truccare, adesso ho avuto il flash, mi sono fatta truccare una volta da Eric Chioba, se non la seguite, seguitela perché è una delle poche make-up artist che parla con cognizione di causa, nel senso che ha studiato. E mi aveva corretto, mi ricordo, le occhiaie con il giallo e con il viola. Perché tu hai delle occhiaie un po' particolari, mi ha corretto con il giallo e con il viola. Comunque, e poi ha il verde, una sorta di verde per il rossore. Allora, cos'ha di brutto questo fondotinta? Io mi trovo benissimo, per me uno dei più buoni fondotinta che ho mai provato è l'Healthy Mix della Bourjois. Non il serum, l'Healthy Mix normale, che è più coprente, più pastoso anche. Però qual è il problema? Io sto avendo la pelle un po' più secca, sarà che invecchio. Di conseguenza questo qui è anche troppo pastoso anche lui, no? Con la scusa che dovrebbe coprire di tutto e di più. Qual è la verità? Che in realtà non è che faccia miracoli, li fa, tra virgolette, perché ovviamente
essendo avendo una coprenza molto alta, copre tutto. Cioè, però se solo non lo tamponate, tendete a stenderlo un pochino anche dove avete il rossore del brufoletto, ovviamente il prodotto si sposta, quindi già non, dovete ripassarlo e tamponarlo. E, a parte questo, io ho preso, come in realtà di tutte le colorazioni della Bourjoir, il 52, che è il vaniglia, ed è troppo scuro per la mia pelle. Non so se per questa combinazione di fattori che dovrebbero essere perfezionanti della pelle, però vi dico la verità, è un po' troppo scuro. Probabilmente avesse avuto un tono più, mezzo tono più chiaro, probabilmente mi sarei trovata anche meglio. Però con la scusa che ha una, teoricamente dice flawless, ma è coprente, non ha questo effetto naturale che non lo vedete. Fino a 16 ore, cioè 16 ore è comunque un fondotinta corposo, altrimenti non sta lì, quindi tende forse anche un po' questo a seccarmi un po' la pelle, di conseguenza non lo ricomprerò. E niente, quindi siccome ce l'ho aperto già, mi ci sono fatta tutto l'inverno praticamente, quindi vorrei cercare di non utilizzarlo ancora, a meno che non abbia la classica serata che devo avere il prodotto che resta lì fermo, che mi dà la coprenza, perché io devo comunque avere questa protezione soprattutto in questa zona, perché tendo a soffrire molto i cambi di temperatura, quindi soprattutto d'inverno, magari fuori fa freddo, entri in un locale, fa caldo, questo shock termico a me crea effettivamente fastidio qua. Questo tampona, nel senso che fa da schermo e la mia pelle si irrita meno e dall'esterno non si vede che è diventata un po' più rossa. Ecco, per queste motivazioni sicuramente è buono, però sì, lo terrò per finirlo, ma sinceramente non dovrei in realtà prendere anche un colore più chiaro. Mi sembra di aver detto tutto, la borsetta l'ho svuotata, quindi direi che vi ho tenuto compagnia per praticamente 20 minuti, quindi vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!